Giulia Dell'Ellis, dopo la pubblicazione delle foto a seno scoperto sul settimanale Chi, attacca i paparazzi sui social network. Il settimanale Chi in edicola il 4 luglio, pubblica in esclusiva degli scatti bollenti che ritraggono Giulia Dell'Ellis e Andrea Damante durante un weekend romantico in barca in Sardegna. Le immagini testimoniano come tra la coppia sembri sia tornata l'armonia di un tempo, dopo che i due si erano lasciati qualche mese fa. Tra gli scatti pubblicati dal settimanale, ci sono delle immagini in cui compare la Dell'Ellis in topless che hanno fatto letteralmente infuriare la giovane romana. Giulia Dell'Ellis, furiosa per le foto in topless, attacca i paparazzi su Instagram. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la coppia nata uomini e donne in barca, in Sardegna, mentre si scambiano baci e abbracci, a testimonianza di come sia tornato il sereno tra Giulia e Andrea dopo un periodo di lontananza e smentendo le parole della stessa Giulia dei giorni scorsi, in cui negava un ritorno di fiamma tra i due. Le immagini che hanno fatto infuriare Giulia Dell'Ellis sono quelle che la ritraggono in topless mentre è sulla barca in compagnia di Andrea e di alcuni amici. Le foto in questione, prima dell'uscita in edicola del settimanale, sono state postate su Instagram da Gabriele Partiglia e in un batter d'occhio hanno fatto il giro del web, alimentando non poche discussioni. La reazione della Dell'Ellis non si è fatta attendere e subito dopo la pubblicazione delle immagini ha postato delle stories su Instagram in cui attacca duramente i paparazzi, colpevoli, a suo dire, di aver scattato le foto e definendoli persone che non hanno rispetto e considerazione degli altri. Le reazioni dei fans dopo la pubblicazione delle foto hot. Dopo la pubblicazione delle immagini, sia Andrea che Giulia hanno voluto chiarire sui social la natura del loro rapporto. I Dell'Ellis hanno voluto smorzare l'entusiasmo dei loro innumerevoli fans, ammettendo la frequentazione ma ribadendo che non sono fidanzati. Dichiarazioni che hanno lasciato qualche dubbio in una parte degli utenti del web che vedono quanto sta accedendo in questi ultimi giorni in Sardegna come un modo per fare business. Un'altra parte dei followers, più legata alla coppia, ha espresso invece gioia per il tanto atteso ritorno di fiamma tra i due. Nonostante Giulia e Andrea continuino a sostenere di non essere fidanzati, le immagini pubblicate smentiscono le parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di qualche giorno fa,